Allora, stavamo aspettando che Massimo... Un applauso a Massimo Parmigiani, bravissimo, bravissimo. È proprio un fulminante di quelli... È un prospero prosperoso. Fabio, scavoccia Marco Tu. Iago! Certo che lo devo! Cioè, tu la prima! Insomma, posso raccontare qualcosa nel mentre? Vai, vai. Ha spuntato tutto! Massimo! Gipa! Almeno alla fine non mai niente! Gipa! 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 Florino, per favore, Florino, 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 per favore, Florino, 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 che bravo delle vicende. Pissima puntilla, 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 pissima puntilla, puntilla, per favore. Mi piace come puzzi, come puzzi, mi piace come puzzi, come puzzi, mi piace. Mamma, perché l'hai fatto me così bello? Mamma, perché l'hai fatto me così bello? Ah. Capisci i cazzi te, guarda? Capisci i cazzi? Non so se l'hai vissuto, se l'hai vissuto madonnate. Metti una mascella, tutti odi e vai. Metti una mascella, tutti odi e vai. Proprio Diego! Questa è una canzone che ho composto. Vedo che hai contagiato tutti voi questa canzone. No, chiedo scusa infatti, io non volevo veramente. Con frasi che ho sentito dal vivo. Davvero ipocrita. Ti sei fatto grasse risate. Sì, sì. Soprattutto quando non sapevi dove innaffiare. Non ci conosce, noi siamo i Prosperi, siamo nati da poco, purtroppo possiamo proporvi solo pezzi strumentali. Ma che hai fatto? Il copia e incolla dell'altra volta? Lui era un piccoglione. Dai, che c'è poco tempo! Sono cresciuti in fretta però, sono nati da poco ma... Devo dire che siete nati da poco ma vi siete spenti subito. Che tastierista, cantante, siete interessati al progetto, insomma. Che cosa? È aperto. Cosa? Ma lo levate? Pagami. No, tranne Marco, non vogliamo tutti tranne Marco. A me dall'inizio, prima che sono avanti, mi fanno un attacco buono. Un applauso di nuovo a Massimo che è velocissimo. Vai, 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 vai. Che dire, che posso raccontare?
ne so. Esempio il tipo da barzelletta. Sì. Il nome fittizio! La so aspettare a casa! Dopo Maurizio, l'amore fittizio! Ma voglio fare! Ah, la scritta tutta Maurizio! Se perché parla di quella. Di nuovo a Massimo che è velocissimo. È fatto. Grazie per averci ascoltato, alla prossima. Ah, questo era l'inedito? Questo è l'inedito, sì. Che bella. Si chiama Hai pensato Massimo? È bello. Aspetta, c'è quel amplificatore che scurreggia. Francesco, vieni qua, dai, Francesco, vieni qua. No. Francesco, va là! Tanto un applauso a Patrizio e al suo inedito bar che va benissimo. E poi c'è molta gente, perché la festa va più là, qua c'è la notte bianca civile, pure a neve, notte rosa, cioè la sera delle donne civile, notte bianca, notte rosa, notte in bianco, notti magiche, arriva la patata. Un applauso al fotografo, a Riccardo Pérez. Quello! Non hai nessun applaudito. Massimo! Ma fai a stare la mano invece di qualcosa! No, chi c'è? Sa mette mano la seconda. Non ti chiami? L'ha detto il dottore, secondo me doveva dire altre cose, però... Salve, buonasera. Ti ricordi, non so fare quella cosa, Massimo. Allora, forse l'altra volta non sono stato chiaro, ma io voglio dare Lorenzo a casa mia e soprattutto voglio che mi portano il Lenzi, perciò ascoltate bene.